Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi giriamo il wrap up di agosto. È da tantissimo che non giriamo un wrap up, quindi torno con una tipologia di video che più apprezzo, che più mi piace vedere. E vi volevo dire prima di iniziare un paio di cosette. Allora, innanzitutto ci sarà modo di parlare di tutti quei libri che nel corso di questi quasi 2 anni ho letto, appunto, dei quali non vi ho assolutamente parlato. Ci sarà modo perché farò qualche video di recuperone, diciamo così, quindi non temete, ci sono state delle letture particolarmente interessanti, molte mi sono entrate davvero nel cuore, nuovi autori, insomma varie cosette da dire che ritroverete poi più in là. Seconda cosa da dire, vi dicevo che volevo un po' cambiare anche un po' tipo l'approccio al canale. Voglio che sia un approccio, come vi dicevo nello scorso video, più rilassato, tranquillo, un vero e proprio discorso fra me e voi, delle vere e proprie chiacchiere qui sul letto. E quindi necessariamente, mentre prima facevo dei video molto editati, quindi con grandi tagli, questa volta vorrei lasciare il più possibile ampio spazio al libero discorso, quindi ci saranno pochi tagli, voglio proprio che ci sia una dimensione intima di colloquio, quasi colloquiale, davvero di fronte a una tazza di tè, che ora non ho perché fa troppo caldo, ma poi eventualmente prenderemo sicuramente, fra me e voi. Quindi, non volendo fare tagli, o almeno volendo fare il meno possibile, sarà un po' un grande flusso di coscienza, diciamo così. E necessariamente questo implica il fatto che i video probabilmente saranno ancora più lunghi, quindi per evitare ciò, necessariamente nei wrap up da ora in poi non vi parlerò sempre di tutti i libri che ho letto, perché spesso sarebbe una cosa troppo lunga, ma dei libri del mese che mi hanno lasciato qualcosa, che sia in positivo sia in negativo, libri dei quali ho da dire veramente qualcosa di interessante, perché non è detto che una lettura necessariamente ci rimanga dentro, chiaramente. Quindi anche stavolta i libri dei quali vi parlerò a partire da ora in poi sono dei libri che bene o male hanno qualcosa da dire, hanno qualcosa da dire. Partiamo subito perché le letture sono veramente tante, vi dicevo. Vorrei iniziare da un approfondimento che ho effettuato abbastanza di recente, non mi ricordo se già negli ultimi video ve ne avevo parlato, che è Philip Dick. Philip K. Dick, grande autore degli anni 60 americano, un po' troppo incasellato nel genere fantascientifico. Mi ci sono avvicinata soprattutto grazie alle bellissime recensioni e parole che spende Federica Sherwood, la trovate su Instagram, ma anche su YouTube, vi lascio giù come sempre nell'info box tutti i link riferiti ai canali dei quali vi parlerò, ma anche dei libri dei quali vi parlerò. Quindi grande autore americano, perché dico incasellato? Perché si sa che molto spesso la letteratura di genere, soprattutto un genere come quello fantascientifico, finisce un po' per essere ai margini della letteratura di narrativa grande, diciamo, chiamata così, narrativa in generale. Philip K. Dick invece è un grandissimo autore che, grazie all'uso delle tematiche, degli argomenti, dei personaggi in stile fantascientifico, riesce a parlare di altro, soprattutto di quella che era la società, una società fortemente, potremmo dire, patriarcale, bianca, WASP, tipica americana degli anni 60, con grande ferocia, grande sagacia, grande ironia, attraverso il meccanismo della fantascienza. Personaggio di grande rilevanza, sto leggendo varie sue opere, in questo caso ho letto in questo mese L'uomo dai denti tutti uguali. Devo dire che questo mi ha particolarmente deluso, perché all'interno di questa opera non c'è l'elemento fantascientifico che tanto caratterizza la prosa di Dick. Vi dicevo che proprio attraverso queste sue trame veramente sconnesse, folli, pazzoidi, come era lo scrittore, che Dick riesce a far passare i messaggi della sua narrativa, e qui manca un po' di mordente, perché la fantascienza di Dick è una fantascienza veramente folle, spesso difficile da seguire,
ma che diventa parabola, diventa allegoria della vita stessa e del veicola proprio quei messaggi letterari di Dick. In questo caso questo libro perde un po' il mordente proprio perché manca della componente fantascientifica, quindi vi voglio dire la verità, non mi voglio soffermare tanto su questo perché ho addirittura abbandonato la lettura. Come vedete c'è ancora il segnalibro e di Dick sicuramente vi consiglio altro. In particolar modo libri che mi sono rimasti nel cuore sono L'occhio nel cielo, La svastica sul sole, che da quale poi è stato tratto quel bellissimo telefilm su Amazon Prime che vi consiglio di vedere, The Man in the High Castle, che io mi sono mangiata, veramente molto bello, consigliato. E ma gli androidi sognano pecore elettriche. Questi sono un po', secondo me, i cult, i must di Dick, libri che ho letto ultimamente, dei quali poi vi parlerò meglio. Sempre però riprendendo il filone di avvicinamento a questo grande autore, per troppi anni, secondo me, ingiustamente incasellato, ingabbiato nella letteratura non mainstream, ma in quella letteratura fantascientifica, ho recuperato la biografia di Dick, scritta da Lawrence Sutton, Divine Invasioni, la vita di Philip K. Dick. Un libro veramente necessario a tutti i cultori, o a tutti coloro che hanno intenzione, anche perché no, di approcciarsi a questo grandissimo autore americano, proprio perché la narrativa di Dick è stata fortissimamente influenzata dalla sua biografia. Possiamo dire che sicuramente questa è una prerogativa un po' di tutti gli scrittori e le scrittrici, ma in particolar modo di Dick. Dick è stato un personaggione, ecco, ve lo dovete proprio immaginare come un personaggio eclettico davvero, un uomo convinto di soffrire di una gravissima condizione psichiatrica, convinto di essere schizofrenico. Diciamo che sulla diagnosi di schizofrenia di Dick si potrebbe parlare all'infinito. Un uomo sicuramente che aveva delle grandi turbe psichiche non di poco conto. Pensate, si è sposato, se non sbaglio, 5 o 6 volte. Questo per farvi capire un po', un uomo con grandi problemi di droga, problemi di alcol, quindi un personaggio, diciamo, sicuramente caratteristico. Ma la biografia di Dick è fondamentale un po' per ripercorrere quella che è stata un po' la sua narrativa, il suo rapporto difficile anche con la letteratura mainstream. Il sogno di Dick era quello di fare il grande romanzo americano, un romanzo che non appartenesse al genere fantascientifico, e lui spesso si è sentito fin troppe volte chiuso all'interno della narrativa di genere fantascientifico, quando egli stesso voleva invece un po' rompere le catene di questo incasellamento, come vi dicevo. Una biografia veramente interessante, che ha il ritmo quasi del romanzo, molto bello perché si sente che l'autore ha fatto un grande studio della narrativa di Dick, quindi al suo interno troverete tutti i vari rimandi ai personaggi, alle storie dei suoi romanzi e dei suoi numerosi racconti, anche perché la bibliografia di Dick è veramente vastissima, quindi è anche un vero e proprio vademecum per avvicinarsi, secondo me, alla bibliografia di Dick. Stra consigliato. Al suo interno ci sono anche tantissime foto. Insomma, mi sono sicuramente sentita più vicino all'autore, ed è anche un'ottima opera che vi fa allungare ancora di più la wishlist su questo grande autore. Mi dispiace veramente che se ne parli pochissimo. Una nota positiva da dire c'è: in Italia i libri di Dick li potete trovare veramente tantissimi all'usato. Se fate un giro sul braccio ne troverete a Iosa, e di questo ne sono veramente felice. È veramente un peccato, però spero di poter fare un video intero dedicato a questo grande scrittore, che utilizza veramente in questo caso la fantascienza per dire tanto altro. Passiamo adesso a un'altra lettura che mi ha veramente conquistato durante il mese di agosto, che è Dino Buzzati, In quel preciso momento. Dino Buzzati, chiaramente non devo essere io a presentarvelo, grande autore del Novecento, del panorama novecentesco italiano. Perché mi soffermo su Buzzati? Perché sto scrivendo una tesi all'interno della quale parlerò anche
di Buzzati. In questo caso, in quel preciso momento, uno dei libri suoi meno affrontati, perché non è una raccolta di racconti, ma una raccolta di frammenti, possiamo dire, una raccolta di piccole narrazioni, sono Elzeviri, racconti di viaggio, racconti veri e propri, piccoli articoli di giornale, troviamo di tutto un po'. È una raccolta veramente varia. Mi è piaciuta da morire perché se io ho già letto La Boutique del Mistero, i 60 racconti, diverse raccolte di racconti buzzatiani, devo dire che mentre in quel caso la raccolta di racconti è voluta dall'autore, quindi è una raccolta ponderata, voluta, e parliamo di veri e propri racconti di svariate pagine, in questo caso ci troviamo molto spesso di fronte a veri e propri ritratti letterari, dipinti, frammenti brevissimi, anche di mezza pagina, anche di un quarto di pagina, e si nota veramente la grandissima capacità letteraria dell'autore. Diciamo che se già, soprattutto nel panorama contemporaneo, è difficile riuscire a catturare il lettore attraverso dei brevi racconti, immaginatevi la difficoltà nel catturarci, nel catturarmi in frammenti brevissimi. Buzzati ha una capacità narrativa veramente di catturare il lettore, profondissima, con poche parole, con poche frasi. Non sono soltanto, come vi dicevo, racconti, ma sono anche articoli, brevi tratti, brevi scritti. Le tematiche sono le più varie, si passa dai tipici racconti buzzatiani del fantastico, del mistero, passando per il bestiario, il colombre, tutti quei bestiario immaginario, bestiario reale, tipico di Buzzati, ma si parla anche di piccoli articoli di giornale, o piccoli pensierini, veramente piccoli appunti che poi sono stati recuperati e inseriti in questa raccolta. Si parla di guerra, si parla della Seconda Guerra Mondiale, si parla di pace, si parla di amore, si parla di vita, sinceramente. Mi ha profondamente sconvolto, non so perché sia una delle poche raccolte delle quali si parla. Sicuramente La Boutique del Mistero rimane chiaramente una delle più celebri e migliori prove di Buzzati all'interno della breve narrativa, ma se cercate veramente piccoli frammenti lucidi che vanno a dirti appunto come delle schegge, sono come dei fulmini, vi straconsiglio in quel preciso momento. A me non so se potete vedere quante orecchiette ho fatto, e io non sono solita farle, profondamente colpito. Anche se siete il vostro primo approccio con Buzzati, straconsigliato, veramente ho poco da dire, una delle letture sicuramente migliori del 2020, c'è tanto all'interno di questo libro, c'è forse troppo. Un'altra scoperta al femminile, perché in questo caso nel mese di agosto, ma lo vedrete poi anche più là, mi voglio un pochino più concentrare sulle donne, quindi su autrici donne italiane del Novecento italiano, ma anche della fine dell'Ottocento, proprio perché ho notato che ho una grave lacuna da questo punto di vista. Vorrei soffermarmi un pochino di più sulle donne che hanno scritto fra l'Ottocento, fine Ottocento, seconda metà dell'Ottocento e il Novecento italiano. Quindi se avete dei consigli, per favore vi chiedo di scrivermi qua sotto gentilmente. E il grande recupero che ho fatto in questo periodo è stato Sibilla Lerano. Sibilla Lerano, grande scrittrice italiana dei primi del Novecento, ahimè ingiustamente quasi dimenticata. Sono partita un po' da quello che è il suo must, il suo cult, e il suo libro più famoso, che è Una donna. Una donna è un romanzo, uno dei primi romanzi manifesti del femminismo italiano dei primi del Novecento. È un libro del quale, sono sincera, ho sentito parlare sempre molto molto poco e in maniera molto tiepida. Mi ha invece felicemente incuriosito e felicemente sorpresa. Una donna è per quanto sia un romanzo estremamente autobiografico della scrittrice, perché la protagonista del romanzo non è altro che potremmo dire, non è altro che la scrittrice stessa sotto mentite spoglie, ecco, per quanto romanzata è una storia fortemente autobiografica. La nostra protagonista è una giovanissima, ripercorriamo prima la sua infanzia, poi la sua adolescenza, la sua giovinezza, è una giovane donna che vive nell'Italia dei primissimi del Novecento, è una giovane ragazza profondamente innamorata della figura del padre, un uomo intellettuale, un uomo vicino alle
alle tematiche che riguardano la politica e soprattutto vicino alle idee comuniste, quindi vicino al fronte di liberazione femminista, ma non solo, quindi per l'idea dell'emancipazione culturale dell'uomo e dell'italiano moderno, della donna e dell'italiana moderna, quindi come lavoratori ma anche come liberi pensatori, fortemente influenzata dalle idee del padre, nasce e cresce come una giovane femminista, una giovane donna libera che ha intenzione di emanciparsi, una donna che vuole fare del lavoro e della letteratura, della cultura, la propria vita. Quello che poi accade alla protagonista è un po' quello che è accaduto anche a Sibilla Leramo, cioè è finita rinchiusa in quello che potremmo dire essere i dogmi, passatemi ovviamente il termine, della figura femminile, della donna come moglie, come madre, relegata quindi alla visione muliebre della donna in casa, chiaramente, della donna casalinga. Cosa succede? La giovane ragazza, da che è questo spirito libero, donna femminista, profondamente coinvolta nella sua emancipazione, nell'emancipazione di tutte le altre donne, grande lavoratrice, grande amante della letteratura, che vuole diventare una scrittrice, finisce, ahimè, subisce uno stupro da uno dei suoi colleghi di lavoro e un po' obbligata, anzi forse totalmente obbligata dalla famiglia, ma anche da quello che era il costume dell'epoca, è costretta a un matrimonio riparatore col suo aguzzino, col suo stupratore, che è un uomo profondamente violento, che reprime totalmente la voglia di vivere, la voglia di libertà della nostra protagonista autrice. Sibilla Leramo purtroppo ha subito uno stupro e ha dovuto ricorrere a un matrimonio riparatore col suo aguzzino, dal quale poi ha avuto anche dei figli. E una donna è la storia di una emancipazione, è la storia di una donna che finalmente prende le redini della sua vita e decide di fare una cosa forse che paradossalmente può sembrare antinaturale, potremmo dire, cioè di abbandonare i figli, di abbandonare il marito per rincorrere finalmente la propria libertà. È una storia di femminismo, è una storia di emancipazione, è una storia veramente cruda e che fa riflettere soprattutto se pensiamo che è la storia di Sibilla Leramo. Si sente la sofferenza, si sente la delicatezza, il tratto a volte delicato, a volte veramente intimista dell'autrice, ma a volte tagliente, violento, perché ce n'è la necessità. È un romanzo che ha dettato veramente scandalo, se non sbaglio è stato pubblicato nel 1906, immaginatevi, un romanzo che parlava di stupro, che parlava di un matrimonio, del matrimonio, anzi, come ingabbiamento della donna, come qualcosa da dover fuggire e che anzi l'unico modo per poter liberarsi, potersi emancipare, quindi fuggire dalla gabbia del matrimonio, fuggire dalla gabbia dei figli. E quindi sicuramente un romanzo che desta non pochi interrogativi, veramente un manifesto di liberazione e di emancipazione femminile che mi ha permesso non soltanto di leggere questo delicatissimo romanzo, ma anche e soprattutto di recuperare altro dell'autrice, di interessarmi maggiormente alla sua figura anche di attivista, di scrittrice. Pensate, Sibilla Leramo è stata una delle prime scrittrici italiane femministe, ha collaborato con numerosissime riviste, quindi anche giornalista, scrittrice, saggista. E anche per avvicinarmi un pochino di più alla figura, ho recuperato anche di Sibilla Leramo e Dino Campana Un viaggio chiamato amore. Questo non è altro che un epistolario, un insieme di lettere dal 1916 al 1918 che si sono tenute fra Dino Campana e Sibilla Leramo. Questo grande amore che io sono sincera non conoscevo. Un amore grande, appassionato, folle, come erano folli i due protagonisti di questo amore, che è durato ben poco, un amore fulmineo direi fra i due, appassionante, cocente. Sono lettere che trasudano di amore, ma trasudano anche di follia, devo dire la verità. Come ben sapete, anche Dino Campana aveva i suoi, fra virgolette, problemucci anche di carattere purtroppo psichiatrico. Un amore, dicevo, folle, passionale fra questi due personaggi, un amore
conturbante, disturbante molto spesso, un amore letterario, un amore per la poesia, per la letteratura. Sono lettere piene di letteratura, sono piene di amore, piene di poesia. E sono lettere anche sofferte, il loro fu un rapporto torbido di odio e di amore, e poter leggere attraverso le loro parole quello che è stato un rapporto veramente bivalente, potremmo dire, fra i due grandi narratori è stato molto interessante. Arriviamo ora ai tre libri che forse entrano nel mio cuoricino nel mese di agosto. I tre più belli che ho letto, devo essere sincera. Partiamo da questo, che è Dio di illusioni di Donna Tartt. Finalmente anche io ho letto Dio di illusioni. Di Donna Tartt avevo letto Il Cardellino, ma lo lessi quando uscì, ormai io penso sia stato il 2014, forse, insomma, ero ancora piccola. Devo dire che ho un ricordo vago. Mi ricordo che mangiai quelle 1000 passapagine, se non sbaglio, ma ne ho un ricordo veramente labile, ormai si è sfocato nel tempo, quindi volevo tornare a questa grande autrice non rileggendo Il Cardellino, bensì leggendo prima questo volumetto, come vedete anche voi siamo sempre sulle 600 pagine, Dio di illusioni. In particolar modo sono rimasta estasiata dalla recensione che ne ha fatto Elena Zorio, che ne ha sempre parlato molto molto bene, quindi ho detto basta, voglio recuperarlo. Ma di cosa parla Dio di illusioni? Dio di illusioni è quel tipico romanzo che se non fossimo dei bravi lettori incaselleremmo nel thriller, perché di fatto è un romanzo di genere thriller, non direi giallo, ma propriamente thriller, ma in realtà è incasellabile secondo me. Perché dico questo? Perché molto spesso nell'incasellare all'interno della narrativa di genere un romanzo si finisce un po' per perderne l'essenza, secondo me, certe volte, ovviamente questo non vale per tutte le volte, ma se mi fosse stato presentato questo volume come un mero thriller, sinceramente non mi ci sarei avvicinata. Qui andiamo molto al di là. La scrittura di Donna Tartt è una scrittura decisamente, direi, puntigliosa, descrittiva, minuziosa. È una scrittura quasi germinale, cioè vi dovete immaginare queste lunghissime descrizioni quasi a livello di classico ottocentesco, per quanto chiaramente la prosa non sia una prosa da classico, ma a livello proprio di pomposità quasi della scrittura, quindi sicuramente vi deve piacere come stile. Io è uno stile che ho adorato, perché riesce sempre Donna Tartt a non essere pesante nelle sue numerose descrizioni. Ma di cosa parla questo volume? È un volume che entra a far parte di quel genere di romanzi che parlano delle accademie, dell'università, del college. Ci troviamo in un college, non mi ricordo bene di che stato in questo momento, ma in un college americano, molto prestigioso, all'interno del quale il nostro protagonista, che è un giovane ragazzo universitario, entra in contatto con un piccolo circolo elitario, potremmo dire, di giovani ragazzi che frequentano il college. In particolar modo sono grandi amanti della letteratura greca e quindi si occupano di studi antichi, greci e latini. Che cosa accade? Questo circolo è un circolo elitario, vi dicevo, esclusivo, all'interno del quale circolano per l'appunto delle figure enigmatiche, questi giovani ragazzi che risultano essere quasi totalmente esclusi dalla vita del college, frequentano solo le lezioni di un professore, che è questo personaggio, anche lui sicuramente particolare. Tutti frequentano solo lezioni di questo professore, frequentano solo determinati punti del college, si frequentano solo fra di loro, non fanno amicizia con gli altri studenti. Insomma, sembra essere un circolo quasi settario. Dico la parola settario sicuramente non a caso, perché, come vi potete immaginare, succederà qualcosa di totalmente inaspettato, che avrà ovviamente delle ripercussioni in stile orrorifico, potremmo quasi dire. Perché è un romanzo che cattura anche e soprattutto i grandi lettori? Se siete degli amanti delle lettere, della letteratura, degli studi umanistici, quindi se avete studiato il greco, se avete studiato il latino, ma anche se non l'avete studiato, ma siete degli appassionati di storia romana, di storia antica, soprattutto storia greca, ripeto, storia greca, amerete profondamente questo romanzo, perché noi entriamo insieme al protagonista all'interno di questo circolo
e c'è uno spassionato amore per la storia e la letteratura greca antica, e in particolar modo quello che soverchierà poi tutta la narrazione sarà l'amore per il dionisiaco. Dionisiaco nel senso del dio Dioniso, un amore spassionato, folle, un amore per l'ibrido, per la follia, per il lasciarsi andare, per l'abbandonare e andare un po' a briglie sciolte. Probabilmente questo riassunto non vi dirà niente, ma se avete letto il libro vi dirà tutto. L'amore per il dionisiaco è un po' quello che ruota attraverso, intorno a tutto questo romanzo, l'amore per il baccanale quasi, per il lasciarsi andare, per la follia, per l'ibrido, per il Dioniso. Un amore che porterà allo sfacelo. Tutti i protagonisti, tutti i personaggi di questo romanzo finiranno, ahimè, con lo scoprire il lato buio di se stessi. Questo è un romanzo che parla profondamente di malvagità, di disperazione, di cattiveria. La cattiveria e la malvagità sono dei semi che possono germogliare dentro ognuno di noi e che possono finire per appestare e impestare l'animo, anche che può essere esteticamente il più puro, può finire per essere il più appestato. È un romanzo che vi straconsiglio, vi tiene veramente legati alle pagine. Io non riuscivo a metterlo giù perché tremavo veramente, e è una cosa che non mi accade quasi mai. Vorrei recuperare di Donna Tartt anche Il piccolo amico a questo punto, perché è l'ultimo grande romanzo che mi manca della scrittrice. Passiamo adesso invece ad un piccolo breve libro, ma altrettanto profondo, altrettanto interessante, di una scrittrice italiana. Finalmente torno da lei. Vi avevo parlato di lei in un vecchissimo video, sicuramente lo ritroverete sul canale, con il libro Ruggine, che tanto mi aveva coinvolto. Stavolta torniamo a parlare di Anna Luisa Pignatelli con Foschia. Foschia è un romanzo profondamente viscerale e orrorifico, dalle tinte, come dice il titolo, fosche, così come lo è stato Ruggine. È un romanzo veramente breve, da leggere tutto d'un fiato, si legge in poco più di un'ora. È ambientato in questa Toscana assolata, in una Toscana calda, estiva, solitaria, fra i boschi e i vigneti. E la nostra protagonista è una giovane ragazza, all'inizio una bambina, che diventa via via adulta. È un romanzo di formazione, potremmo dire. È un romanzo di formazione, più che della ragazza, di una famiglia, potremmo dire, di una famiglia fortemente disfunzionale. Il padre della giovane ragazza è un collezionista d'arte, un uomo profondamente eclettico e sicuramente molto affascinante, una figura che conquista non solo la giovane protagonista, ma anche il lettore. Un uomo affascinante che dietro questo apparente fascino bianco di artista, amante della pittura, amante dell'arte in generale, nasconde un profilo ben più fosco, ben più losco anche, direi così. Diciamo che all'interno di questo romanzo si tratta una delle tematiche forse più interessanti della letteratura, più difficili penso da trattare, uno dei tabù mondiali dell'essere umano, che è quello dell'incesto. Non vi dico altro perché non è giusto che vi dica altro. Una famiglia disfunzionale in cui questo padre è una figura sicuramente bivalente profondamente oscura, e una madre profondamente debole, molto debole, una madre affetta da una condizione psichiatrica anche abbastanza grave. Si parla di depressione, insomma, non voglio dirvi tanto perché il libro è veramente breve. La cosa che più mi ha colpito è lo stile di Anna Luisa Pignatelli, così come è stato Ruggine, anch'esso era un libro veramente brevissimo. È capace di tratteggiare questa foschia che già dall'inizio del romanzo si inizia a percepire attorno a questa famiglia malinconica, morbosa, una famiglia decisamente anormale nella sua normalità, potremmo dire. Ed è una foschia che cala via via sul lettore e diventa asfissiante. Più si va avanti con la lettura, più si va avanti con la trama, più il lettore sente mancare il fiato, e trovo che pochissimi romanzi siano così azzeccati nel loro titolo. Foschia è proprio il tipo di ambientazione, il tipo di ambiente che vi dovete immaginare, una cappa vera e propria, come se
ci fosse un fumo, una nebbia che incute sempre più terrore al lettore e che vi lascia alla fine veramente senza fiato. È un romanzo, potremmo dire, anche del perturbante, del malizioso, del morboso, del cattivo, del lordo. Anche qui, diciamo, trovo un po' una vaga connessione con Dio di Illusioni. È un romanzo che tratta del seme della malvagità dell'uomo e di come l'uomo sia facilmente in grado di coltivare il male dentro se stesso. Non necessariamente il male deve mostrarsi nelle sue forme più esplicite, quindi attraverso omicidi, attraverso azioni chiaramente maligne, ma il male vive anche nel sangue dell'essere umano e vive nelle sue vene in maniera chiaramente anche più subdola. Penso una delle voci più interessanti, sinceramente, della letteratura italiana contemporanea. Voglio recuperare altro, mi devo informare sul fatto che abbia o meno pubblicato d'altro. Purtroppo con Fazzi so che per ora non ha pubblicato nient'altro, ma spero di trovare altro. Romanzo consigliatissimo, se cercate una lettura breve, istantanea, fulminea e veramente che vi lasci letteralmente senza fiato, una sensazione da incubo. E non è a caso mi sono lasciata questi tre romanzi uno dietro l'altro, perché questa sensazione un po' da incubo, quasi da romanzo oserei dire gotico per alcuni tratti, non chiaramente per le tematiche solite del gotico, quindi il fantasma, il perturbante, lo strano, ma proprio per questo senso di inquietudine finale che vi lasceranno, vi parlo adesso di un'altra lettura super interessante che ho fatto, che è Il maledetto di Joyce Carol Oates. Joyce Carol Oates, grande scrittrice contemporanea americana, super prolifica, penso abbia scritto quasi un centinaio di fra romanzi e racconti. Io di suo non avevo mai letto niente, anche se mi attira da anni Il giardino delle delizie, che è una saga familiare scritta dall'autrice e pubblicata dal Saggiatore, non vedo l'ora di recuperare. Avevo però in libreria questo volume che avevo acquistato diversi tempi fa, anni fa ormai, che è Il maledetto, del quale sinceramente ho sentito parlare molto poco dell'autrice. Io lo avevo comprato perché ero rimasta attratta dalla trama, che è una cosa che non mi succede mai, perché difficilmente io vengo attratta dalla trama. Solitamente, come dico sempre, è poco importante di cosa parla un libro, ma come lo fa, chiaramente. E in questo caso la trama mi aveva veramente incuriosita, perché di cosa parla questo romanzo? È un romanzo ambientato agli inizi del Novecento in America. Ci troviamo in un piccolo paesino americano, quindi caratterizzato chiaramente da un popolo, un piccolo popolo borghese di provincia, piccolo, vi dovete immaginare, quindi punti di vista, diciamo, estremamente limitati da parte della popolazione che vive in questa Princeton, se non sbaglio, siamo a Princeton, sì, a Princeton, questa piccola comunità molto legata in cui tutti si conoscono, tutti si frequentano, tutti sanno tutto di tutti, una comunità anche fortemente legata da quella che è la religione. Quindi sono tutti di fede calvinista, tutti frequentano la chiesa, tutti frequentano il catechismo, tutti frequentano il reverendo. E cosa accade in questa apparentemente pacifica e tranquilla Princeton? Improvvisamente, ma forse non tanto improvvisamente, appare il maledetto. Il maledetto è il male, è la rovina, è l'oscuro, il demonio. E come appare questo demonio? Appare attraverso una serie di eventi, potremmo dire anche paranormali e paradossali, presenze, fantasmi, quindi qui siamo proprio nel gotico, presenze, fantasmi, morti improvvise, sparizioni improvvise, fenomeni di possessioni. Ecco, tutto questo però non assume il contorno di un racconto gotico vero e proprio, perché l'arrivo della maledizione su Princeton, che quindi assume connotati appunto del paranormale, dell'assurdo, in realtà non è altro che un'allegoria, non è altro che una metafora per parlare appunto del male dell'essere umano, della malvagità,
del male che arriva improvvisamente, e così come arriva se ne può andare, ma che spesso non ha spiegazione. Ecco, questo arrivo del male, della piaga, perché in questo caso il male, la maledizione è una piaga morale, una piaga etica, che ha delle ripercussioni su quella che è la moralità di questo piccolo regno quasi incantato, di questa piccola comunità borghesotta, mi ha ricordato tantissimo, chiaramente prendete questa mia affermazione con le pinze perché sono due romanzi totalmente diversi che non hanno niente a che fare per quanto riguarda né trama né stile, parliamo di due autori totalmente diversi, però La peste di Camus. Perché La peste di Camus, nella peste di Camus la peste, il ritorno della peste, quindi della malattia, non è altro che una grande metafora, una grande allegoria per parlare del ritorno del male che molto spesso, così come in quel caso era anche un'allegoria della guerra e della morte, può comparire nelle vite umane quando meno ci si aspetta, quando meno ce lo aspettiamo, e per le ragioni più svariate. In questo caso è proprio la maledizione, il male, il nero, il fantasma, che compare e scomparirà mai? Perché è comparso? Cosa sta succedendo? Vi dovete immaginare un romanzo dalle tinte, anche qui, fosche, cupe, nere. Ci sono delle ambientazioni che ricordano un po' vagamente i racconti e i romanzi di Daphne du Maurier, quindi un po' thriller, un po' nero, un po' horror, ma che non può, un romanzo che non può assolutamente essere ingabbiato in queste, in questi generi. È un romanzo che va oltre, all'interno di questo si parla anche di storia, si parla di tutto quello che è stata la storia americana dei primi del Novecento, ma già prima, a partire dai coloni, perché questa piccola Princeton è una piccola comunità che si è insediata lì già dai coloni, quindi dove tutti, vi avevo detto, sono di buona famiglia, tutti si conoscono, ma le tematiche che tratta il maledetto sono le più svariate, si parla tantissimo di razzismo, purtroppo avvengono anche dei veri e propri linciaggi all'interno del romanzo, quindi anche per notare la paradossalità di questa apparente buona famiglia, le buone famiglie di questa comunità, invece poi quelle che sono i grandi mali della vita, il razzismo, il femminicidio, insomma i temi sono veramente svariati, ma il tema portante è quello dell'orrido, della moralità, dell'eticità, dell'etica dell'essere umano, che quando non viene più seguita si sbaraglia e allora sopravviene il soprannaturale. Il soprannaturale in realtà, come vi dicevo, non è il vero motore della narrazione. Ci sono fantasmi, ci sono possessioni, sì, ma queste sono allegoria, sono metafora per parlare di altro, veicolano il messaggio appunto del seme, del germoglio del male che nasce un po' nel cuore di tutti noi. È interessante vedere come tre romanzi così diversi, che sono gli ultimi tre dei quali vi ho parlato, abbiano così tanto in comune questa tematica, ecco, del male. Sicuramente una cosa che mi ha profondamente affascinato. Ve li consiglio entrambi, sono romanzi molto diversi l'uno dall'altro, spero di avervi detto un po' in breve. L'unica cosa che voglio aggiungere su Joyce Carol Oates, so che molti hanno desistito dalla lettura di questo romanzo perché è un romanzo veramente molto denso. Joyce Carol Oates, siccome il romanzo utilizza l'espediente di essere un documento redatto da uno storico che racconta gli eventi della maledizione di Princeton, è scritto con uno stile che emula un po' lo stile dei primi del Novecento, quindi uno stile sicuramente abbastanza prolisso, non immaginatevi uno stile netto, lampo, uno stile scarno come è lo stile di Anna Luisa Pignatelli. Chiaramente qui ci troviamo di fronte a un romanzo che emula un po' il discorso di documento storico, quindi attraverso questo espediente Joyce Carol Oates utilizza un tipo di prosa, un tipo di narrativa che è sicuramente veramente corposa, non facile da seguire, attraverso anche una sintassi, devo dire, molto spesso abbastanza elaborata, abbastanza complessa, anche attraverso un tipo di lessico ovviamente del passato, perché deve un po' emulare, deve fingere di essere un romanzo dei primi del Novecento, quindi
letture molto diverse per queste ragioni, nonostante la tematica in comune. Beh, la smetto di sproloquare perché penso di aver parlato per veramente tantissimo tempo, ma le letture erano molte e ci tenevo a consigliarvele. Mi scuso se sono stata un po', non lo so, un po' sbrigativa o forse il contrario, ma è da tanto che non mi trovavo a parlare con voi davanti alla telecamera, quindi devo sicuramente un po' riprendere mano, quindi vi chiedo scusa per gli eventuali errori e strafalcioni. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!